E passiamo invece all'inizio della discussione, oserei dire finalmente, del PDL 228, che è l'evoluzione del sistema sociosanitario lombardo, formalmente come sostituzione della DGR 102983 del 23/12/2014. Prima di informare la Commissione dell'andamento e delle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza che questa mattina abbiamo tenuto, do il benvenuto al Presidente Cattaneo, che ci onora della sua presenza e ci certifica probabilmente l'importanza di questo provvedimento e del lavoro che andremo a fare nelle prossime settimane. Quindi prima di iniziare chiedo al Presidente se intende intervenire con un messaggio di saluto, un augurio di buon lavoro, vista la storicità quasi dell'evento, e lo ringrazio ovviamente per esserci venuto a trovare in questa attenzione al lavoro di questa Commissione. Grazie Presidente Rizzi, ma il mio è solo un augurio di buon lavoro, questo sì, la Commissione non comincia oggi i lavori sulla riforma della sanità, ma oggi certamente entra nel merito più direttamente del testo che poi, ricordo a tutti, abbiamo calendarizzato nella conferenza ex articolo 23 del regolamento per il prossimo 14 luglio, quindi una data certamente vicina. Quindi l'auspicio che io formulo è quello che la Commissione possa lavorare in modo tale da rispettare la scadenza della programmazione che ci siamo dati. Ricordo anche a tutti che peraltro abbiamo una finestra faticosamente trovata e in qualche misura anche breve, perché poi avremo la sospensione dopo i tre giorni calendarizzati 14, 15 e 16 per la sessione di bilancio, nella quale non potremo convocare altre sedute, e poi dopo la sessione di bilancio abbiamo calendarizzato al momento una sola seduta, avremo poi lunedì la riunione dei capigruppo. La mia presenza qui oggi è anche, oltre che per augurare buon lavoro, per assistere all'avvio di una fase così importante del provvedimento che credo sarà il più importante della legislatura, e anche per comprendere direttamente come evolve la situazione, perché credo che altrimenti nella riunione di calendarizzazione, credo che se le cose dovessero non procedere nella maniera più spedita, forse dovremmo prendere in considerazione anche l'ipotesi di calendarizzare altre sedute prima della pausa estiva, che vuol dire che dovremmo impegnare i primi giorni del mese di agosto, che sono gli unici che mi sembra restino disponibili dopo i tre che abbiamo già previsto, quando le cose dovessero assumere una piega complessa. Quindi il mio auspicio è che la Commissione possa lavorare bene e anche celermente, e possa sciogliere i nodi che ci sono col massimo della partecipazione dei commissari e con il massimo del consenso possibile. Questo è certamente un tema delicato e importante, dunque anche sul piano politico è ovvio che ci sia della dialettica e delle differenze di posizioni. Sono sicuro che tutti lavoreremo con l'obiettivo di trovare la soluzione migliore nell'interesse della Regione, ma anche una soluzione praticabile, perché a questo punto è bene su questo provvedimento passare ormai dai tanti annunci e dalle tante parole alle decisioni, alle votazioni e ai fatti con cui si esprime un'aula legislativa come è la nostra, a cominciare dal lavoro in Commissione. Quindi, buon lavoro, e sono certo che la Commissione darà il meglio di sé di fronte al provvedimento più impegnativo che dovrà affrontare. Grazie. Grazie Presidente Cattaneo di questo augurio. Ho visto dei volti particolarmente gioiosi tra i consiglieri nel calendarizzare anche la prima settimana di agosto. Ovviamente noi faremo di tutto perché questo non accada, non per anticipare le ferie, ma per riuscire a rispettare i tempi e portare in aula un prodotto assolutamente corretto. Ed è per questo che anche in risposta alle sollecitazioni del Presidente Cattaneo, e mi fa piacere che lui sia qua presente, perché è quello che adesso sto per annunciare come metodologia di lavoro, avrà una ricaduta anche sul lavoro in aula e non solo di commissione, perché nell'ufficio di presidenza precedentemente espletato abbiamo immaginato un percorso completo che parta oggi e finisca, ci auguriamo, il 16 luglio, ma secondo una consecutio temporum assolutamente logica. Partendo anche dalle considerazioni del passato. Innanzitutto la determinazione dell'ufficio di presidenza, come era ovvio aspettarsi, non è avvenuta come al solito all'unanimità, ma a maggioranza, con ovviamente
il parere contrario del segretario, il consigliere Carra, rappresentante del Partito Democratico. Quello che abbiamo determinato questa mattina sono diviso in due parti, una prima parte che è la metodologia operativa e la seconda parte è la calendarizzazione vera e propria con la scansione dei tempi. La parte metodologica è ovviamente, come accennavo prima, figlia anche del passato, del modo e del momento in cui ci troviamo oggi in questa commissione a esaminare questo provvedimento. È inutile nascondersi dietro un dito, le vicissitudini sono state tante, il percorso per questo provvedimento è stato particolarmente impervio, come era presumibile che fosse, proprio data l'importanza del provvedimento stesso, che ha visto un coinvolgimento massimo, certamente delle forze politiche, ma anche di tutto il mondo della filiera sociosanitaria lombarda, che ha portato un innumerevole mole di contributi sia alla Commissione, sia alla Giunta, sia alla parte, chiamiamola così, tecnica. Di conseguenza il percorso è stato anche un po' accidentato, con tante sovrapposizioni accelerate e ripartite con qualche frenata, finché alla fine si è giunti da parte dei capigruppo di maggioranza alla deposizione di un maxi emendamento che potesse fare davvero partire l'iter, ben sapendo da subito che non era il prodotto finito, ma era il punto iniziale di discussione con i capigruppo che ci hanno licenziato come compito, quello di svolgere la traccia che avevano messo per iscritto, ampliare in determinati contenuti, risistemare un pochino meglio un certo articolato che era frutto, non dimentichiamolo, di una fusione, di un tentativo di raccordo tra i cinque progetti di legge che sono ed erano, che erano e sono, scusatemi, depositati in codesta commissione. Questo si è ovviamente scontrato contro la difficoltà di mettere a confronto e di far parlare dei testi particolarmente diversi tra di loro, in qualche caso come contenuti, in altri come forma, per cui, come tutti ben sapete, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fatto slittare proprio per consentire a tutti le riflessioni del caso sulla formulazione degli emendamenti. Ovvio che questo ha portato a un compattamento e a un restringimento forse eccessivo della tempistica che, per poterla rispettare fino in fondo e approdare in aula il 14 di luglio, ci impone di licenziare questo provvedimento per il primo di luglio, per consentire al Presidente Colucci, che è qua presente, l'analisi nella Commissione Bilancio da lui stesso preceduta, per poter licenziare e preparare, diciamo, il provvedimento per l'Aula, perché in questo caso non sarà ovviamente un passaggio formale quello in Commissione Bilancio, ma è un provvedimento la cui portata richiede che noi ci si faccia carico anche della necessità di concedere il tempo corretto alla Commissione Bilancio per poterlo esaminare seriamente. Per cui la proposta che esce dall'ufficio di presidenza, ripeto, a maggioranza, è quello che venga utilizzato il lavoro della Commissione fondamentalmente per sistemare il maxi emendamento il più possibile e preparare per l'Aula un testo certamente diverso, ma che sul quale si possa concordare o dissentire, ma sul quale non vi siano dubbi alcuni che sia un testo che ha una sua logica programmatica e una sua logica nella visione del sistema. Per far questo, inevitabile la scelta di chiamiamo così, depositare subemendamenti agli emendamenti interamente sostitutivi per articolo presentati dai vari gruppi, soprattutto da quelli di maggioranza, proprio nell'ottica di razionalizzare questo testo. E ovviamente questa metodologia, dal punto di vista procedurale, fa sì che una volta votato l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo,
porti l'automatica decadenza di tutti gli altri emendamenti depositati a quell'articolo e quindi impedirebbe la discussione, di fatto la discussione in commissione, ma come ho già anticipato a tutti i gruppi politici per le vie brevi e informali, intenzione mia, in questo caso non come Presidente ma proprio come relatore di questo provvedimento, è cercare di raggiungere la massima interazione con tutti i gruppi, con tutti i consiglieri, proprio sui contenuti, per cercare di migliorare il più possibile questo testo, lasciando poi all'Aula tutta la parte che consuetamente viene fatta anche in commissione di esame puntuale dei singoli emendamenti o subemendamenti, perché questo non sarà possibile, ma sarà possibile solo una riformulazione dell'emendamento che farebbe decadere tutti gli altri su proposte che io farò puntualmente emendamento per emendamento dopo la presentazione avvenuta da parte dei depositanti, chiedendo ovviamente, se nella funzione di relatore posso permettermi, di riformulare il mio emendamento, l'emendamento che porta il mio primo nome, ma ovviamente non è solo mio, con i contenuti che derivano dagli altri emendamenti. Procedura, Presidente, certamente un pochino anomala, certamente molto difficoltosa nel suo percorso, ma ritengo assolutamente efficace per raggiungere l'obiettivo prefissato. Per quanto riguarda invece la metodologia e la tempistica dei nostri lavori, la metodologia, potevamo, come al solito le metodologie sono due, che è quella dell'illustrazione globale della votazione dilazionata oppure quella dell'illustrazione e votazione sequenziale. Per favorire proprio il ragionamento e la metodologia che ho testé annunciato di chiamiamola interazione con il relatore sui contenuti, la proposta è, chiamiamola mista, di illustrazione e votazione successiva degli emendamenti articolo per articolo, prevedendo 10 minuti per ogni gruppo politico per l'illustrazione degli emendamenti all'articolo in esame, successivamente l'esposizione dei pareri, comprensivi ovviamente di queste proposte di riformulazione o in molti casi di invito al ritiro senza farlo decadere, perché è compreso nel emendamento a prima firma del sottoscritto, ma solo per lasciarlo agli atti, in realtà dal punto di vista strettamente formale non cambia nulla, perché votato l'uno, qualora dovesse avere effetto votazione positiva, decadono gli altri, e quindi procedendo in questo modo ci siamo dati, grosso modo prevedendo le 5 sedute, compresa quella di oggi, per la votazione di questo provvedimento, la possibilità di esaminare almeno 5-6 articoli a seduta, ovviamente vedendo un attimino con l'andamento dei lavori, e visto che la giornata di oggi non era preannunciata, non avevamo ancora fatto l'ufficio di presidenza, quindi non mi sembra corretto impegnare tutta la giornata a tutti i consiglieri, daremo un termine verso le 14:30, dove saremo arrivati a un certo punto, mentre invece dalla prossima settimana, per le prossime 2 settimane, faremo la seduta il lunedì e il mercoledì. Il lunedì chiaramente partendo alle 13, perché come al solito ci sono le varie attività dei gruppi alla mattina, mi è stato sollevato dal segretario Carra la possibilità di richiedere al Presidente del Consiglio, ma visto che è qua glielo faccio direttamente per le vie brevi, anticipandogli poi la richiesta, in funzione dell'impegno che la Vicepresidente Valmaggi ha come ufficio di presidenza, se per queste 2 settimane fosse possibile modificare l'orario di questa convocazione per permetterci una finestra, diciamo, dalle 13 alle 18, grosso modo. Lei non lo sapeva ed è assolutamente vero, non c'entra, ma come la richiesta che avevo già anticipato in sede di conferenza dei capigruppo e dei presidenti di commissione, quando avevo annunciato diciamo l'ingresso nella fase operativa di questo provvedimento, anche la richiesta ai colleghi presidenti delle altre commissioni di avere un particolare occhio di riguardo nelle convocazioni delle loro commissioni, tenendo conto di questa particolarità assoluta di questa commissione di queste 2 settimane, per evitare delle spiacevoli sovrapposizioni
sovrapposizioni che possano impedire ai commissari di partecipare a tutte le commissioni, a partire dal presidente Carugo, che mi guarda un po' perplesso. E quindi il lunedì, grosso modo, dalle 13, senza orario di chiusura, ma con un gentleman agreement, che avendo concluso il percorso che ci siamo detti prima di chiuderla verso le 17.30, 18, insomma verso quell'ora, e il mercoledì invece cominciare alle 11, o in qualche caso aspettiamo la risposta del presidente Colucci in funzione della sua programmazione, anticipandolo alle 10.30, prevedendo una pausa pranzo dalle 13 alle 14 per poi ricominciare fino a sera. Quindi credo di avere fino a sera significa mezzanotte, no? Idem come sopra, sempre gentleman agreement attorno alle 18-19, salvo stravolgimenti sull'andamento delle votazioni, potremmo pensare di finire, ma non mettiamo ovviamente l'orario di chiusura per consentire comunque anche in extremis la prosecuzione dei nostri lavori. Perfetto, lunedì 22 alle 17 si chiude perché è già convocata la conferenza, mi ricorda il presidente Cattaneo. Beh, oppure lo spostiamo, grosso modo, adesso cerchiamo di coordinarci, però credo che di avervi dato tutte le informazioni necessarie per poter davvero affrontare correttamente questo provvedimento. Ha chiesto di intervenire il presidente Borghetti, suppongo sull'ordine dei lavori, prego. Sì, presidente, grazie. Sull'ordine dei lavori, abbiamo ascoltato con attenzione la sua proposta, le dico subito, parlo a nome del gruppo del Partito Democratico e anche del Patto Civico, non siamo d'accordo su questo modo di procedere. Ci tocca dire anche che se l'iter fino ad oggi è stato così contorto e così difficile anche per la partecipazione che si auspicava da parte della Commissione, da parte di coloro che sono venuti in audizione, e la responsabilità sta tutta nella maggioranza, perché ancora ad oggi ci troviamo appunto a doverci confrontare con un testo che non sappiamo se è quello che la maggioranza condivide. E questa è una premessa importante, perché a noi interessa fare la riforma, interessa farla velocemente, però presto e bene, ecco, per cui la modalità con cui si procede è un requisito fondamentale perché le cose si possano fare bene. Io vorrei che fosse chiaro quali sono i documenti di lavoro che abbiamo sul tavolo in questo momento, e chiedo anche l'attenzione del Presidente Rizzi, anche del Presidente del Consiglio, se è ancora qua. Sì, ecco, non lo vedevo più, oscurato dal Vicepresidente della Commissione. No, dicevo, Presidente Rizzi, che facciamo chiarezza sui documenti di lavoro che abbiamo sul tavolo, perché è determinante anche per capire qual è il metodo di lavoro che noi auspichiamo. Per noi è importante fare presto la riforma, ma presto e bene, dicevo, Presidente. Noi abbiamo in questo momento i 5 progetti di legge depositati, di cui uno in particolare è il progetto di legge 228 della Giunta, come riformulato a gennaio, che è ciò che oggi è oggetto della convocazione. E sottolineo, oggi la convocazione, firmata dal Presidente Rizzi, avviene sul PDL 228, come riformulato dalla delibera di Giunta. Dico bene? Perfetto. Poi abbiamo un maxi emendamento a questo PDL 228, che tocca il titolo 1 del PDL 228. Poi abbiamo dei subemendamenti di tutte le forze politiche al maxi emendamento, e poi abbiamo degli emendamenti di varie forze politiche al PDL 228, agli articoli del PDL 228, perfetto. Tutto questo per noi oggi è materia di lavoro, oltre ovviamente alla legge 33/2009 che si va a modificare, testo unico che oggi definisce il sistema sanitario regionale, quindi metterei anche la legge 33 come documento di lavoro in questo momento sul tavolo. La procedura di lavoro che lei, il metodo di lavoro che lei ha illustrato, non ci consente di tenere adeguatamente conto di tutto questo materiale che per noi è il riferimento. Mi spiego. Lei ha, anche in maniera, come dire, sensibile, dichiarato che se passano alcuni subemendamenti che una parte della maggioranza ha depositato, decadono i subemendamenti di gran parte, se non tutti, i subemendamenti della minoranza,
facendosi carico di recuperare eventualmente dei temi inseriti in questi subemendamenti come modifica al subemendamento di maggioranza, qualora la maggioranza ne condivida i contenuti. Ripeto, questo è lodevole nell'intento, Presidente, però a noi tocca anche, come dire, tenere conto di un rispetto del metodo di procedere di un'istituzione. A noi sembra che questo metodo non sia accettabile. Cioè, ciò che eventualmente è condiviso da questa Commissione, proposto con i subemendamenti di minoranza, non può essere recepito in un moto di condivisione da parte del relatore Presidente Rizzi, seppure, ripeto, con un approccio dal punto di vista personale condivisibile. Noi chiediamo che ciò che è eventualmente condiviso o non condiviso, proposto dalle minoranze, sia oggetto di un voto. La decadenza automatica di tutti i nostri subemendamenti a causa dell'approvazione dei subemendamenti della maggioranza la riteniamo un fatto che fa procedere presto, ma non bene. Non bene perché lei stesso, esprimendo questa sua volontà, ammette che ci sono delle questioni che potrebbero essere contenute nei nostri subemendamenti che hanno l'importanza, l'onore, insomma, a parte il fatto che sarebbe l'obbligo istituzionale, di essere presi in considerazione. Quindi la nostra richiesta, motivo per cui diciamo di no alla sua proposta, è di aprire una ulteriore finestra che ci consenta di intervenire sul testo che voi finalmente, forse, con i vostri subemendamenti, definite una volta per tutte, speriamo. Questo è il punto più delicato dell'iter che ci aspetta. E il fatto che si debba finire il 14 luglio e non andare ad agosto, si possa andare ad agosto, che è un momento dedicato alle fiere e non al Consiglio, debba essere preso in considerazione in questo momento, secondo noi è un fatto che non sussiste, lo dico al Presidente del Consiglio. Il calendario dei lavori dell'Aula lo decide la Presidenza, lo decide la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, non lo decide questa Commissione. Sarà la Conferenza dei Capigruppo a dire se andiamo a settembre, se chiudiamo il 14 luglio, anche in relazione al lavoro che avremo fatto da qui al primo luglio. Poi anche la data del primo luglio per noi aggrava un po' la situazione. Dopo un anno ci ritroviamo sostanzialmente a lavorare in 12-13 giorni su quello che dovrebbe essere il testo della maggioranza. Quindi ripeto, tenuto conto di tutto quello che abbiamo sul tavolo come materia di lavoro, a noi sembra che un metodo corretto di procedere sia quella di aprire una finestra per poter, una volta che la maggioranza ha approvato i suoi subemendamenti, lavorare da partire dalle nostre proposte sul testo che la maggioranza definisce. Mi aggiungo un'altra cosa. Un pezzo della maggioranza pure ha presentato dei subemendamenti che decadrebbero se approvati alcuni subemendamenti a firma Lega NCD, parliamoci chiaro così ci capiamo. Allora, voglio dire, anche quegli emendamenti firmati da Forza Italia a questo punto che destino hanno, decadono perché vengono approvati quelli di Lega NCD. Io credo che, lo dico da esponente della minoranza, anche quei subemendamenti presentati da Forza Italia hanno diritto di essere discussi, votati, approvati, se no Forza Italia non li ritira. Abbiamo visto che è intervenuto da lunedì a oggi un ritiro di alcuni subemendamenti da parte del gruppo di Forza Italia, ma i 103-17, mi pare che i conti siano questi, rimasti, contengono parti che decadrebbero se approvati i subemendamenti a firma Lega Lista Maroni, pardon, NCD. Ecco, io credo che anche quei subemendamenti meritano, come i nostri, come quelli di Movimento 5 Stelle, di essere trattati e non fatti decadere in maniera automatica, perché anche lì ci potrebbero essere delle questioni, come lei ha citato, nei confronti della minoranza, che potrebbero essere interessanti per il buon esito di questo processo di riforma. Io credo che fuori di qui nessuno si scandalizza sul tempo che ci prendiamo, si scandalizzano invece, l'hanno già fatto, ahimè, lo dico con un certo rammarico per l'istituzione che rappresentiamo, per questo modo contorto di procedere. Non si tratta della riforma più importante della legislatura, si tratta di uno dei temi più importanti per i nostri concittadini, la salute dei nostri concittadini. Arrivati a questo punto, questo modo di procedere ci mette fortemente in imbarazzo. Ripeto, parlo a nome del mio gruppo, noi chiediamo formalmente l'apertura di una finestra per poter, chiamiamo così, subemendare il testo che finalmente la maggioranza ci vorrà proporre. Cioè, ad oggi noi non sappiamo ancora qual è la proposta di maggioranza. Vi abbiamo, come dire, lasciato tempo fino a oggi,
prendetevi ancora il tempo che vi serve, fateci sapere qual è il testo su cui lavorare in questa commissione, quando sapremo qual è quel testo saremo tutti più sereni. Purtroppo, e ho finito, non potremo più recuperare il contributo delle audizioni che sono avvenute su un progetto di legge, anzi alla presenza di 5 progetti di legge, di cui non si sapeva peraltro quale fosse quello di riferimento di maggioranza, e per cui tutti i contributi e tutto quello che ci è stato detto nelle audizioni andrà comunque perso, e questo lo ritengo un vulnus irrecuperabile dell'iter che ci ha portato fino a qua. Abbiamo ascoltato delle persone alle quali non abbiamo dato la possibilità di esprimersi rispetto alla nostra proposta, perché non sapevano qual era la nostra proposta. Questo purtroppo è un punto su cui non potremo più recuperare. Possiamo recuperare invece, Presidente, lo dico anche alla maggioranza, rispetto al merito, alla questione, al succo del nostro lavoro, che è confrontarci sulle proposte. Tutto questo intervento riguarda il metodo di lavoro, però il metodo è una premessa per poter lavorare sui contenuti. Noi non vediamo l'ora di entrare nei contenuti, quante sono le ATS, quante sono le ASTA, che compiti gli diamo, chi fa il governo, se l'assessore è uno, sono due, tutte queste cose le vogliamo discutere subito, ma sapendo qual è la proposta della maggioranza. E poi possiamo venire il 5 agosto, il 15 agosto, a settembre, quando vogliamo. L'importante è fare presto, ma fare bene. Ne va della salute dei nostri concittadini, oltre che dell'onore di questa istituzione. Grazie Presidente Borghetti. Ci sono altri interventi sull'ordine dei lavori? Presidente Fanetti? Prego, prego. No, la consigliera Macchi, no. Presidente Fanetti, prego. Grazie Presidente, saluti al Presidente del Consiglio che ringrazio di essere presente. Voglio riprendere un attimo l'intervento del collega consigliere Borghetti. Oggi è vero, oggi è un evento storico, perché penso che dopo 15 anni di legge regionale revisioniamo quello che è una parte della 33 che deve essere revisionata non perché una brutta legge, ma bensì è stata una buona legge, ma perché sono cambiate le esigenze dei cittadini. Quindi questo è il paradigma che ci porta a fare la modifica di parte di questa norma per arrivare a rispondere alle esigenze dei cittadini. E mi sono segnato un paio di parole dall'intervento del consigliere Borghetti: fare presto e bene. Fare presto e bene, condivido, l'ha detto bene il Presidente del Consiglio prima, Cattaneo, quando ha detto questo è un tema complesso e quindi non giustificherà il percorso tortuoso che abbiamo avuto, ma chiaramente davanti a un tema così complesso è difficile anche definire un percorso, concedetemi il termine, non in termini di trasparenza, non vorrei essere interpretato male, ma totalmente lineare dal punto di vista geometrico, per non essere mal interpretato. Quindi è chiaro che questo percorso tortuoso ha portato anche a avere dei grossi contributi da parte delle stakeholder, da parte di tutti quelli che operano nel sistema sanitario. E ritengo che la proposta del Presidente, nonché relatore, sia una proposta interessante, non sia una proposta, inteso una volontà a privare chi ha presentato i subemendamenti, sia di maggioranza che di minoranza, del loro contributo, ma bensì il Presidente è disponibile come relatore a prendere in carico nella sua parte di subemendamento i contenuti. È chiaro, caro Borghetti, che è diverso se una componente della minoranza dice voglio vedere votato il mio emendamento. Ecco, io non vorrei che prevalesse questo aspetto, ma bensì prevalesse l'aspetto del revisionare un sistema sanitario regionale che ne ha la necessità, perché sono cambiate le esigenze dei cittadini, perché dobbiamo dare delle risposte diverse, e quindi chiedo personalmente che la metodologia oggi proposta, almeno da parte della lista Maroni, questo lo dico, proposta dal relatore, per noi è la metodologia corretta, perché anche dal punto di vista regolamentare questa è una procedura corretta, seppur magari possa essere interpretata poco
democratica, ma ritengo che l'apertura del relatore sia anche un modo per dare spazio agli apporti che possono essere, che sicuramente saranno importanti, chiaramente non vedranno magari l'avallo proprio del dire Fanetti ha fatto questo emendamento, votiamoglielo. Grazie. Grazie Presidente Fanetti, ha chiesto di intervenire la consigliera Macchi, prego. Grazie Presidente. Io ogni tanto in questo posto sento delle cose che mi sembrano veramente incredibili, perché si sta dicendo che questo è un evento storico, che questo è il provvedimento più importante della legislatura. No, un po' tutti su questo argomento veramente oggi sono state dette delle cose che non credo alle mie orecchie, questo provvedimento va discusso seriamente, perché è un provvedimento veramente importante e storico, e ce lo mangiamo in 4 sedute di commissione, 3-4, perché dobbiamo licenziarlo il 1° di luglio, e questo sarebbe un modo serio di lavorare, è stato detto, questo è un modo serio di lavorare. Allora, è un anno che la maggioranza ci sta portando in giro, continuando a cambiare le carte in tavola, tant'è vero che anche tutti gli interventi di cui parlava il consigliere Fanetti, degli stakeholders, sono stati fatti su di tutto e di più, perché chi è intervenuto e le associazioni, e lo sappiamo benissimo tutti, non sapevano esattamente su che cosa lavorare, peraltro non lo sappiamo neanche noi da mesi a questa parte, ma è stato deciso dalla maggioranza che deve essere portato in aula il 14 di luglio, in base a, non lo so, un'imposizione divina? Vogliamo capirci bene sul perché ci stiamo dando questi tempi? L'abbiamo capito bene sul perché ci stiamo dando questi tempi? Certo che lo sappiamo, deve essere fatto entro la fine dell'estate, però che per cortesia non vedetecela come un modo serio di lavorare, quando non ci sono stati dati i flussi per poter lavorare e dei dati precisi, che sono quelli su cui va fatta una riforma sanitaria, perché bisogna avere i dati prima esattamente su come sono, come funzionano le cose, quali sono le prestazioni di ogni singola ospedale, per vedere gli accorpamenti, per vedere di fare degli accorpamenti che abbiano un senso. E questi non ci sono stati dati, perché continuano a cambiare, perché fondamentalmente la maggioranza se la sta cantando e suonando da sola. Tutto il lavoro che abbiamo fatto, e questa è una percezione che abbiamo molto chiara, è stato un lavoro apparente. Fatto, sì, lavorate, depositate pure i vostri progetti di legge, fate degli emendamenti e dei subemendamenti che avranno un'utilità quasi nulla, perché non avremo il metodo di lavoro che ha presentato il presidente Rizzi, per carità, caspita, ma cioè, mi scusi presidente, ma io mi sarei vergognata di dire no, perché il lavoro lo faremo, caspita, ben 4 sedute d'aula e poi 3 giorni di in aula, cioè 4 sedute di commissione, 3 giorni in aula. Attenzione, non vorremmo mai lavorare anche in agosto un paio di giorni sul provvedimento più importante, quando su alcune leggi veramente minime abbiamo provato a lavorare con un gruppo di lavoro, e si lavorava veramente approfondendo le singole parole. Le singole parole, immaginiamoli su dei provvedimenti che magari andavano a muovere 200-400 mila euro. Su questo, che è la governance di tutta la sanità in Lombardia, noi ci stiamo dicendo facciamo un lavoro serio e approfondito in 4 sedute di commissione, 3 giorni d'aula, e attenzione che forse ci potrebbero anche stare altri 2 giorni ad agosto. Scusatemi, ma se non è una presa in giro questa nostra come consiglieri di minoranza, noi quantomeno come consiglieri del Movimento 5 Stelle ci sentiamo presi in giro. Annuncio già che chiederemo in conferenza di capigruppo di posticipare, e lo so che non verrà mai fatto, perché, ma di posticipare la seduta d'aula. Vogliamo lavorare seriamente, prendiamoci il tempo di lavorare seriamente.
Lavorare seriamente vuol dire affrontare, non votare 5 articoli per volta. Cioè, oggi cosa facciamo? Oggi prendiamo, partiamo subito, votiamo i primi 5 articoli, pronti via, vediamo su che cosa intervenire. Se si finisce, finiremo per le 2:30. Orologio alla mano, forza, si finisce. Gli altri giorni si finirà, no, tranquilli, ci interrompiamo per mangiare, poi per le 7:30, 8, non oltre, perché poi... Ma è un modo serio di lavorare questo. Voi quando lavorate seriamente su una cosa, vi ponete dei limiti di tempo entro quel tempo, se si fa bene, se no fa niente. Io quando lavoro seriamente su una cosa, ci lavoro. Entro nei contenuti, come fanno molti miei colleghi, peso le singole parole, perché sappiamo benissimo che nelle leggi sono le singole parole che contano. Lavorare seriamente vuol dire approfondire, vuol dire magari perdere una giornata su un comma di un articolo, e lo sapete tutti benissimo. Quindi non stiamo a prenderci in giro. Questa è una riforma che verrà decisa da voi, della maggioranza, non vi siete ancora messi d'accordo, ci verrà calata dall'alto con dei tempi certi e senza la possibilità di discuterla. Quindi mi dispiace, ma di questa riforma finora non condividiamo assolutamente niente, nel metodo assolutamente, perché cioè, credo che non la condividiamo noi, ma non la condivida nessuno degli stakeholders che sinceramente credo che si siano sentiti presi in giro tanto quanto noi. Grazie. Grazie consigliera Macchi. Ha chiesto di intervenire il presidente Pedrazzini, che ringrazio della presenza costante. Prego. Grazie presidente Rizzi, ma velocemente, dato che ci sono stati dei riferimenti che hanno ripreso un po' alcune note della stampa dei giorni scorsi, ma semplicemente per ribadire che Forza Italia, pur avendo fatto qualche osservazione, pur avendo espresso anche un pensiero chiaro che una riforma così importante non deve essere soggetta a diktat temporali e a un cronoprogramma che prevalga sui contenuti, pur con queste libertà e distinzioni di pensiero, ci permettiamo però di accettare la proposta che lei oggi ha fatto, Presidente, anche perché, e qui vorrei entrare un attimo nel merito, le votazioni degli emendamenti, le votazioni degli articoli non sono e non prevedono, e questo l'abbiamo stabilito insieme, non prevedono quindi l'approvazione di un maxi emendamento sostitutivo che elimina di fatto tutto il blocco del vecchio maxi emendamento al 228 che era stato approvato, ma procederemo proprio alla votazione articolo per articolo degli emendamenti presentati in ordine cronologico, quindi avendo anche la possibilità di discutere e di entrare nel merito degli emendamenti che ciascuna forza politica ha presentato. E quindi accettiamo anche l'invito che lei ha fatto, Presidente, cioè nel cercare di fare un cronoprogramma intenso, anche perché tra gli obiettivi di una legge che vuole essere un miglioramento a quella che è già una legge buona e che in Lombardia funziona, ci deve essere anche un ordine temporale sul quale potersi confrontare. Poi se avremo bisogno di tempo in più, per l'amor del cielo, noi ci impegniamo, accettiamo il confronto, accettiamo di entrare nel merito anche delle questioni che potrebbero essere escluse da questa operatività che lei ha indicato, con però il buon senso e la disponibilità che l'ufficio di presidenza, il suo ufficio di presidenza della commissione ha dato nel poter ragionare e nel poter cogliere ovviamente i contributi di tutti. Poi ricordiamoci che c'è sempre l'aula nella quale ovviamente possiamo intervenire anche con aspetti migliorativi e proporre anche in quella sede il confronto opportuno per cercare di proseguire in un costruttivo intendimento di questa nostra iniziativa. Grazie. Grazie Presidente Pedrazzini. Ha chiesto di intervenire la consigliera Valmaggi, Vicepresidente del Consiglio. Prego. Grazie Presidente. Ovviamente non ripeto le motivazioni per cui siamo contrari al metodo che lei ha presentato, è già stato detto dal mio collega Borghetti. Poi arriva una domanda specifica, però
consigliere Fanetti, con tutto il rispetto, mi deve permettere una battuta. La proposta che ha fatto il presidente Rizzi io la considero come una proposta dal punto di vista, sul piano diciamo formale e anche sostanziale, una proposta indecente. E mi verrebbe da dire, voi pensate a fare la maggioranza, cioè a tenere la maggioranza, cosa che non è stata semplice, lo dimostra il percorso accidentato di discussione di questa legge. Non potete chiedere o pretendere senza arroganza di inglobare anche l'opposizione, perché dire comunque informalmente le proposte dei vostri emendamenti saranno raccolte negli emendamenti del relatore sembra proprio questo, quando non ci permettete di fatto in commissione di discutere nel merito, perché far i nostri emendamenti li metteremo ai voti, ma poi diciamo sostanzialmente, l'è stato detto, decadono. Questo vuol dire che in commissione realisticamente di questo tema non abbiamo discusso e non discuteremo. Ci sono state le audizioni, a me mi ricordo, questa è una legislazione un po' particolare, non è stato neanche fatto un gruppo di lavoro, cioè su un tema così importante. Detto questo, ma dato che ha già parlato il collega Borghetti, una domanda. Io considero comunque il provvedimento che è arrivato in commissione e che uscirà dalla commissione come un provvedimento che è una modifica di un testo unico. Per cui vorrei chiedere al Presidente se intende, se continua a concepire questo provvedimento come una modifica complessiva del testo unico, al di là della scelta politica che voi avete fatto di modifica soltanto del primo e del secondo titolo, mi sembra, della legge. Per una, almeno per essere corretti formalmente, sia in commissione sia in aula, lo dico, lo anticipo al Presidente, penso che sia opportuno, giusto, necessario e coerente con il regolamento e con la tipologia di testo che ci è arrivato in commissione, mettere in votazione anche gli emendamenti che vanno a modificare la legge 33 nel suo complesso, al di là del primo e del secondo titolo. Una scelta diversa sarebbe un ulteriore vulnus. Grazie Presidente Valmaggi, è assolutamente normale che ci sia stata questa, chiamiamola così, discussione procedurale. Mi rendo perfettamente conto, l'ho detto nelle premesse, che è certamente particolare, quindi io condivido anche alcune esternazioni, perché è inutile negarlo. Ricordo solo che non vi è alcun obbligo di accettare la riformulazione che io proporrò, è una proposta, è un metodo di lavoro. A proposito della consigliera Macchi sul quantitativo di lavoro, il sottoscritto ieri sera ha timbrato alle 23:30, ha stimbrato alle 23:30 e ha timbrato stamattina alle 7:11 qua, fondamentalmente proprio per dare un occhio agli emendamenti almeno dei primi 5 articoli, proprio per entrare veramente nei contenuti e fare delle proposte serie in una dialettica seria, pur in una metodologia anomala. Per cui io lo farò, poi ovviamente sarà compito dei singoli consiglieri accettare gli inviti che proverranno dal relatore come da previsto. Quello che invece secondo me è importante è la sottolineatura che fa la Presidente Valmaggi sui titoli da 3 in poi. Ovvio che a oggi noi abbiamo ancora, stiamo esaminando ovviamente il PDL 228, che è il PDL interamente sostitutivo della legge 33. In realtà nel corso d'opera, se le votazioni saranno conseguenziali a quanto proposto dal relatore, il provvedimento andrà a modificarsi come in una modifica dei titoli 1 e 2 della legge 233 con, scusate, della legge 33,
con un conseguenziale stralcio degli articoli contenuti nei titoli da 3 ai e dei successivi, rinviando ovviamente a provvedimenti successivi la revisione di questi titoli e all'identificazione procedurale che solo successivamente deciderà se raccordare quel lavoro a questo in un unicum che possa prevedere la revisione totale della 33 o se saranno due provvedimenti di legge staccati, ciascuno con le modifiche di propria competenza, ma questo ovviamente lo vedremo solo in seguito in base a come scaturiranno i lavori. Bene, io credo che abbiamo già dedicato sufficientemente tempo all'organizzazione e anche agli scambi di vedute differenti sulla metodologia proposta, per cui entriamo davvero nel vivo della trattazione del PDL 228, cominciando con l'illustrazione e le votazioni degli emendamenti dal titolo all'articolo 1 e via seguendo. Partendo dal titolo abbiamo un solo emendamento che è a firma del... Ecco, a proposito del cartaceo, mi chiedono degli uffici, sono pronti, adesso li distribuiamo ovviamente. L'ipotesi era, vista la grande mole di lavoro e anche per evitare di sprecare risorse inutili in carta, considerando che molti consiglieri preferiscono seguirlo su monitor o se lo seguono su iPad, se magari comunicate alla segreteria solo chi desidera la stampa, per oggi c'è per tutti, solo chi desidera la stampa cartacea per le proprie sedute, magari salviamo qualche albero in più, concedetemi la battuta. Per cui... dopo per le vie brevi ovviamente comunicate alla segreteria per le prossime sedute chi desidera davvero la stampata cartacea. Avete avuto tutti il materiale, aspettiamo qualche secondo. Bene, per cui come dicevo al titolo c'è solo un emendamento che è quello a prima firma del sottoscritto con Capelli, Fanetti, Carugo e Rolfi, che modifica il titolo in norme sul sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrate lombardo. Non ho altro da illustrare. Per quanto riguarda, che qua me li hanno messi, me li avete messi in votazione assieme all'articolo 1, ma il titolo lo votiamo separato. Okay. Quindi pongo in votazione il subemendamento 263 modificante il titolo, chi lo approva alzi una mano, chi è contrario, chi si astiene, il subemendamento 263 è approvato. Passiamo quindi all'analisi dei subemendamenti all'articolo 1. In questo caso abbiamo il primo da porre in votazione a prima firma del Presidente Borghetti, se intende illustrarlo come tutti gli altri articoli a sua prima firma all'articolo 1. Sì, Presidente, l'articolo 1 che proponiamo, lo dico per tutti gli altri subemendamenti che seguono a firma nostra, traduce in subemendamento il nostro progetto di legge, quindi va a sostituire quella parte del maxi emendamento di medesimo oggetto, e mi sembra abbastanza chiaro nel suo contenuto, quindi noi lo proponiamo perché è coerente con la nostra proposta. Non entro poi nel merito perché in questo caso si tratta soltanto dell'oggetto della legge, come si può ben vedere. Grazie Presidente Borghetti, la stessa richiesta la rivolgo al Presidente Pedrazzini, se intende illustrare gli emendamenti a sua prima firma all'articolo 1. No, sull'emendamento all'articolo 1, proprio perché poi c'è anche un'integrazione che ricompare nell'emendamento successivo, quello a firma sua Presidente e del Vicepresidente Capelli, per cui è assorbito e quindi ritirerei l'emendamento. Grazie. Grazie Presidente Pedrazzini, quindi il 125 si intende ritirato. Passiamo invece alla consigliera Macchi, che anche lei ha degli emendamenti all'articolo 1, se li intende illustrare. Sì,
Dunque, noi volevamo sostituire la parola prestazioni con le attività assistenziali, che ci sembrava ricomprendesse meglio tutto quello che dovremmo fornire ai cittadini, e volevamo reinserire i riferimenti che erano presenti nel testo della 228, quindi, perché ci sembra importante citarli nel rispetto dei principi e dei valori della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Costituzione, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dello Statuto Regionale. Grazie consigliera Macchi. Allora, i pareri sono il parere sul subemendamento 199 a firma Borghetti è ovviamente contrario, perché è interamente sostitutivo e chiaramente precluderebbe tutti gli altri, a partire dal parere favorevole al 264, che è quello a prima firma del sottoscritto. Il 125 è stato ritirato dal presidente Pedrazzini. Il subemendamento 1, per quanto riguarda la consigliera Macchi, ovviamente l'invito è al ritiro pena la decadenza, come si è detto nella procedura, mentre invece il subemendamento 2 non ritengo di poterlo accogliere così come riformulato, però chiedo alla consigliera Macchi se è d'accordo, ma sempre riallacciandomi al discorso di prima, senza nessun obbligo, però la mia intenzione sarebbe quello di inserirlo nel testo, quella carta dei fondamentali dei diritti umani e la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, li compatterei in una normativa internazionale che vorrei inserire dopo legislazione nazionale ed internazionale, appunto di settore, nel subemendamento 264. Sì, noi preferiremmo che venisse mantenuto così come abbiamo presentato l'emendamento, perché riteniamo che sia, cioè che non ci siano problemi nel puntualizzare dove che cosa deve essere rispettato, quindi non ci pare che ci sia niente di non condivisibile. Chiarissimo. Per cui pongo in votazione il subemendamento 199 con parere, dichiarazione di voto, consigliere Gaffuri, no, prego. Volevo una precisazione, anche perché la normativa internazionale, cioè la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Costituzione, non è una normativa internazionale. Qui non capisco come faccia a essere ricompresa. Beh. Sul 264, quando parliamo di valori della Costituzione, di quelli contenuti nella legislazione nazionale di settore, nello statuto regionale e nell'ambito del servizio socio-sanitario lombardo, mi sembrava plausibile poter inserire che oltre alla ai contenuti della legislazione nazionale poter inserire anche quelli riferibili alla normativa nazionale applicabile. Però la consigliera Macchi si è già opposta a questa proposta di riformulazione, per cui tendenzialmente è uno degli argomenti che andremo poi puntualmente a discutere con gli emendamenti puntuali al testo che uscirà dalla Commissione per l'Aula. Quindi non ci sono quindi pongo in votazione il subemendamento 199 con parere contrario del relatore. Chi lo approva alzi una mano. Chi è contrario? Chi si astiene? L'emendamento è respinto. Pongo invece in votazione il subemendamento 264 con parere favorevole del relatore. Chi lo approva alzi una mano. Chi è contrario? Chi si astiene? L'emendamento è approvato e quindi per il meccanismo suddetto vanno a decadere gli altri. No, mi chiedono di esplicitare la votazione della Presidente Fatuzzo, che mi è sembrata favorevole, ma non era stata registrata, chiedo conferma. Per cui dicevo, con l'approvazione del 264 vi è la decadenza, per il meccanismo testé ricordato, degli altri emendamenti, e quindi passiamo all'illustrazione dei subemendamenti
all'articolo 2, anche in questo caso gruppo per gruppo, partendo dal Partito Democratico, la prima firma è del Presidente Borghetti. Prego. Sì, questo subemendamento è volto a definire l'insieme di principi e finalità a cui si vuole si ispiri il sistema sociosanitario regionale a partire dalla... Non credo che si debba votare l'articolo 1 perché abbiamo votato l'articolo interamente sostitutivo ed è comprensivo. È interamente sostitutivo, quindi abbiamo votato il nuovo articolo 1. Se dobbiamo fare una votazione a parte che lo sancisca, facciamola. Chi vota l'articolo 1 così come modificato dall'articolo interamente sostitutivo? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi l'articolo 1 è approvato, modificato dall'interamente sostitutivo. Testo detto, la parola era al Presidente Borghetti. Prego. Sì, grazie. Dicevo che questo subemendamento è volto ad elencare i principi e le finalità a cui si vuole si ispiri il sistema sociosanitario regionale. Come vedete c'è un'articolazione più ampia di quella che è riportata ad oggi nel maxi emendamento e nel PDL 228. In particolare ci teniamo a sottolineare la forza che vogliamo dare alla partecipazione di i soggetti diversi alla costruzione del sistema sociosanitario regionale, tra cui oltre ovviamente a tutti i servizi direttamente dedicati alla salute, anche agli enti locali, alle università, al terzo settore e a tutte quelle realtà e quelle politiche settoriali che devono concorrere al risultato di salute dei nostri concittadini, ripeto, oltre ai enti e servizi direttamente dedicati alla cura della salute. Ci sembrava che in apertura di un sistema sanitario regionale fosse importante avere un elenco esaustivo di tutti coloro che devono concorrere al risultato di salute, quindi per questo abbiamo un'articolazione più approfondita che non tutte le altre proposte che abbiamo visto. Grazie Presidente Borghetti, la parola alla consigliera Macchi per l'illustrazione degli emendamenti a sua prima firma e del Movimento 5 Stelle all'articolo 2. Sì, anche noi abbiamo abrogato il testo e l'abbiamo sostituito con un testo che contiene alcuni di quelli che sono i nostri principi, che sono quelli per esempio della trasparenza e la pubblicizzazione della rendicontazione dei finanziamenti corrisposti a vario titolo, piuttosto che il dovere degli amministratori del servizio sanitario regionale di rendere conto delle proprie scelte di fronte alla collettività e quindi riconoscere quello che è il diritto dei cittadini di essere informati ed esprimere eventuali critiche costruttive che dovrebbero essere costruttive logicamente e che attualmente riteniamo siano prese veramente pochissimo in considerazione. La prevenzione, il contrasto efficace e la lotta alla corruzione, quindi cercando di eliminare alla fonte quelle che potrebbero essere le condizioni che ne favoriscono il verificarsi. Sempre verificare ancora appropriatezza, trasparenza delle performance economiche, quindi riuscire a verificare anche che quando si programma un percorso di assistenza, un processo di assistenza, questo processo sia fondato su prove di evidente efficacia. Quindi che vorremmo che fosse data la possibilità che si riuscisse a identificare quali sono le migliori pratiche da portare per veramente un miglioramento di ogni percorso assistenziale sanitario. La partecipazione delle parti sociali e del personale sanitario alla pianificazione e alla programmazione, anche questo è secondo noi un diritto che deve esserci perché chi lavora direttamente con i malati e nel campo sociosanitario che può apportare veramente delle critiche efficaci.
e chiaramente una possibilità di controllo anche dei gruppi di minoranza del Consiglio, perché il controllo sia un controllo reale e non un controllo fatto dalle stesse persone che vengono controllate, altrimenti il controllo non è un controllo reale ma è solo così apparente. La valorizzazione di tutte le professioni sanitarie, quindi e la valorizzazione anche della prevenzione, che è una delle cose che porteremo anche nei prossimi articoli, quindi educazione alla cura, educazione terapeutica e tutto quello che può essere appunto i principi di diritto di scelta che sia informata esattamente su anche da una trasparenza che mi possa portare a conoscere anche come cittadino veramente come funziona e come è gestito il nostro servizio sanitario sociosanitario regionale, e possa portare a quella che è una partecipazione veramente di tutti coloro che possono contribuire a migliorarlo. Grazie consigliera Macchi. Il presidente Pedrazzini intende illustrare i suoi all'articolo 2, prego. Rapidissimamente, dunque l'articolo 165, guardando e analizzando il subemendamento 265 da lei formulato presidente con il vicepresidente Cappelli, consideriamo che i principi di scelta libera e consapevole e responsabile siano già stati introdotti, per cui il 165 è ricompreso e lo ritiriamo. Subemendamento 166. Emendamento 166, vediamo che può essere. No, io sto presentando tutti. Vediamo che può essere inserito sempre nel suo subemendamento 265 alla lettera F, inserendo ovviamente il concetto di garantire, cioè parità di diritti e doveri dei soggetti che concorrono alla realizzazione della rete dell'offerta. Il 167, il principio della programmazione regionale, troviamo comunque la presenza e la specificazione nel suo subemendamento, quindi lo riteniamo compreso e ritirato. Il 168, che è il sostegno all'attività di ricerca e collaborazione con l'università, anche questo è compreso nella riformulazione del vostro subemendamento 265, per cui è ricompreso ed è ritirato. E concludiamo con invece il 126, nel quale le proponiamo un'applicazione, cioè di aggiungere la parte dei principi che sono attuati con gradualità e nei limiti delle risorse economiche disponibili nell'introduzione dell'articolo 2 del subemendamento vostro 265, quando dite la programmazione e la gestione del sistema sociosanitario attuato quindi con gradualità potrebbe trovare applicazione lì. Grazie presidente Pedrazzini. Sì, credo che mi sembra che le due riformulazioni siano proposte di riformulazione siano assolutamente compatibili col testo. Adesso quando arriveremo alla votazione lo leggiamo magari nell'inserirlo puntualmente, ma mi sembra che siano assolutamente accoglibili. Però prima di ragionare su quello, ci stiamo forse un po' portando troppo avanti, dobbiamo porre in votazione il subemendamento 200 a prima firma Borghetti, per il quale è espresso il parere contrario del relatore. Chi lo approva alzi una mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Macchi astiene, giusto? Quindi l'emendamento è respinto. Non poniamo ovviamente subito in votazione il 265, altrimenti decadrebbe tutto il resto, perché oltre alla proposta di riformulazione della lettera F
proposta dal presidente Pedrazzini, che mi sembra logica e potrebbe quindi diventare, nell'ambito della programmazione regionale, in modo da garantire parità di diritti e di doveri, quindi bisogna aggiungere un DEI per raccordo, soggetti che concorrono alla realizzazione. E l'altro invece, che è il 126 messo all'inizio, la programmazione e la gestione del servizio sociosanitario lombardo attuate con la gradualità e nei limiti delle risorse economiche disponibili si conformano ai seguenti principi, mi sembra assolutamente condivisibile, mentre invece faccio una proposta all'emendamento 233 al presidente Borghetti, quando dice che l'articolo 2,1 lettera A, dopo servizio sociosanitario lombardo, aggiungere senza discriminazione alcuna e indipendentemente dallo stato giuridico della persona, mi sembra un suggerimento di assoluto buon senso, tanto vabbè, se me lo concede lo inserisco come riformulazione, se no tenderei proprio a farlo proprio del relatore e inserirlo, perché è veramente interessante come proposta ed ipotesi. Quindi alla luce di tutti questi, noi riteniamo comunque necessario votare il nostro emendamento, anzi se il nostro emendamento passa, a questo punto viene superfluo il suo accoglimento e esattamente mettiamo in atto quel processo che avevamo auspicato di iter corretto del nostro lavoro. Io lo farei assolutamente volentieri, è il regolamento che non me lo consente, perché devo per forza mettere in votazione prima il sub 265 perché è quello più lontano secondo la tecnica di votazione, ma automaticamente mi fa decadere gli altri, per cui posso solo salvarne il contenuto come riformulazione. Per questo serviva tempo per poter riformulare il nostro emendamento. Ovviamente. Tenuto conto, quindi facciamo decadere questo, mi spiace. Benissimo, quindi allora alla luce di tutte queste chiarimenti sull'articolo 2 pongo in votazione il subemendamento 265 a prima firma del relatore. Chi è d'accordo alzi una mano, chi è contrario, chi si astiene, l'emendamento è approvato. Decadono gli altri che abbiamo illustrato precedentemente e quindi mettiamo in votazione l'articolo 2 così come modificato dall'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2 contenuto nel subemendamento 265. Chi è d'accordo alzi una mano, chi è contrario, chi si astiene, l'articolo 2 è approvato. E passiamo quindi all'illustrazione dei subemendamenti all'articolo 3 a partire dalla consigliera Macchi. Prego. Allora, il nostro subemendamento sempre sostituisce l'articolo 3, fondamentalmente parla sempre dei temi che ci teniamo a portare avanti, quindi promozione di corretti stili di vita, valorizzazione della prevenzione primaria e ottimizzazione di politiche di efficaci politiche di welfare in sinergia con l'intera rete sociale, nonché mette l'accento su quella che è la garanzia dell'accesso alle prestazioni a tutti i cittadini, qualsiasi siano le loro condizioni economiche. Non illustro altro perché credo che sia, vista il metodo di lavoro scelto, assolutamente inutile. Grazie consigliera Macchi e quindi passiamo al presidente Borghetti per i subemendamenti del Partito Democratico all'articolo 3. Sì, si tratta di un unico subemendamento che in effetti ho illustrato prima perché agiva sull'articolo 2 e sull'articolo 3, quindi correttamente riportato anche in questo caso sull'articolo 3. Sottolineo che non abbiamo nessuna intenzione di fare ostruzionismo, di dilatare i tempi in maniera artificiosa, quindi non sto a ripetere le motivazioni per cui l'abbiamo presentato perché le ho già dette prima.
Grazie Presidente Borghetti, anche mancherebbe il Presidente Pedrazzini se intende illustrare gli emendamenti all'articolo 3 a sua firma, i subemendamenti scusate. Allora, all'articolo 3 noi abbiamo il 127, che credo possa essere sempre inserito con un'attenta valutazione al, al subemendamento 266. Nell'ottica appunto di indicare l'integrazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie, quindi la prima parte, le sottopongo la prima parte della nostra proposta da inserire all'interno del comma 1. Poi abbiamo l'emendamento 128 che è completamente riassorbito nel testo riformulato dal subemendamento 266, per cui è il comma 3 sostanzialmente che voi avete indicato, per cui questo viene ritirato. Abbiamo il 129 che chiede nel comma 4 di sostituire promuove con individua e quindi può essere integrato proprio nel comma 4 del vostro subemendamento 266. Abbiamo il 130, che viene ovviamente già ricompreso nel subemendamento 266, per cui è collegato, quindi è già ricompreso. E abbiamo il 169, che fa riferimento al contenuto che voi riproponete al comma 7, può essere accolta la prima parte dell'emendamento che io ho presentato, che insomma, noi abbiamo presentato, la seconda parte è già assimilata, per cui l'emendamento è già suddiviso in due parti. Questo è tutto per l'articolo 3. Grazie Presidente Pedrazzini, stavo prendendo nota di questa riformulazione che mi sembra assolutamente plausibile. Ok, quindi non ho altre proposte invece mie di riformulazione, se non l'espressione dei pareri, ovviamente parere contrario all'emendamento numero al subemendamento numero 5. Parere favorevole al contrario al subemendamento numero 200 e parere favorevole al subemendamento numero 266. Adesso andiamo poi a rivedere gli inserimenti delle riformulazioni, perché il 266 andrebbe a e il 243 che però viene messo in votazione dopo il 266, quindi decade. Quindi conseguentemente il 266 potrebbe, cioè, la proposta è di riformulare con l'inciso iniziale la regione. L'inciso sarebbe nell'ottica dell'integrazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie, virgola, attraverso il servizio sociosanitario integrato, che è l'accoglimento del contenuto, diciamo, dell'emendamento, del subemendamento 127 del Presidente Pedrazzini, e quello che stavamo vedendo prima, il comma 4, la riformulazione con la regione, anche la regione attraverso il piano sociosanitario individua dovrebbe essere individua e promuove, a questo punto, giusto, come corretta addizione, individua azioni per favorire, perfetto, mentre invece alla fine, al comma 7, dopo criteri stabiliti dalla giunta regionale, l'inciso che potrebbe essere salvato è che
La giunta regionale, che dovrà parimenti definire modalità e protocolli per consentire alle persone con bassa capacità reddituale di accedere alla rete di offerta sociosanitaria, perché la parte di sentita la conferenza dei sindaci e successivamente i livelli di compartecipazione sono già ricompresi nel resto del testo. Chiedo conferma al Presidente Pedrazzini. Benissimo, per cui allora possiamo procedere alle votazioni mettendo in votazione prima il subemendamento numero 5 del Movimento 5 Stelle. Ne approfitto per chiarire l'ordine di votazione che stiamo utilizzando, che è ovviamente prima gli emendamenti interamente sostitutivi, in ordine di orario di deposizione in commissione, per quello che a volte è prima quello di un gruppo, poi quello di quell'altro gruppo, quindi seguendo un metodo assolutamente rigoroso e matematico. Subemendamento 5, con parere contrario del relatore, chi lo approva alzi una mano, chi è contrario, chi si astiene. L'emendamento è respinto. Pongo in votazione il subemendamento numero 200 a prima firma Borghetti con parere contrario del relatore. Chi lo approva alzi una mano. Chi è contrario? Chi si astiene? L'emendamento è respinto. E poniamo... No, astensione della macchina, ok? No, no. Facciamo solo le controverifiche quando non vediamo bene le mani, non c'è nessun problema. Subemendamento numero 266, a prima firma Rizzi, poi Capelli, Fanetti, Carugo, Rolfi. Chi lo approva alzi una mano, chi è contrario, chi si astiene. L'emendamento è approvato con le modifiche precedentemente dette dalla accoglimento di alcune riformulazioni degli emendamenti del Presidente Pedrazzini. Poniamo quindi in votazione l'articolo 3 così come modificato dall'emendamento 266 totalmente sostitutivo dello stesso articolo. Chi è d'accordo alzi una mano, chi è contrario, chi si astiene. L'articolo 3 è approvato. Passiamo alle illustrazioni, agli subemendamenti all'articolo 4. Il primo a cui do la parola è il Presidente Borghetti. Prego. Sì, riteniamo particolarmente importante questa proposta che va a definire il piano sociosanitario regionale, sempre con una cadenza triennale, ma con un'importante funzione di integrazione sociosanitaria a fine di prevedere la continuità assistenziale, la presa in carico globale e la regia pubblica della programmazione dei servizi delle attività in campo sociosanitario, con la specifica ulteriore che il piano deve fare riferimento, oltre ai principi già enunciati all'inizio della centralità della persona, della comunità, la partecipazione ai processi socioassistenziali di tutti i soggetti competenti, anche, e sottolineo, con riferimento ai determinanti epidemiologici, statistici, sullo stato di salute dei nostri concittadini, sui quadri previsionali dei bisogni della popolazione, sulla sostenibilità economica delle risorse, sull'analisi del costo efficacia delle scelte per assegnare le risorse ai servizi, sull'individuazione dei progetti obiettivo e sulle azioni programmate per le specifiche aree di bisogno e sulla sostenibilità professionale della programmazione con il coinvolgimento attivo degli operatori del sistema. Per noi, nella nostra proposta di legge, il piano sociosanitario regionale è veramente l'architrave intorno al quale gira tutto, per cui abbiamo ritenuto di fare un articolo specifico così articolato. Grazie Presidente Borghetti, passo la parola per l'illustrazione dei subemendamenti all'articolo 4 alla consigliera Macchi, prego. Non intendo illustrarli, grazie. Non ho altri gruppi che hanno presentato emendamenti, non ho particolari proposte di riforma. Il 202 decade automaticamente perché non è interamente sostitutivo. No, no, la scelta di illustrarli è su tutto l'articolo, non vogliamo violentare e obbligare nessuno ad illustrare, giammai. Il 202 decade,
Sì, anche in questo caso sì, le scelte sono abbastanza obbligate perché tra l'altro i contenuti sono già praticamente ricompresi perché l'emendamento 6 ad esempio della consigliera Macchi è pleonastico perché se approvato in consiglio è ovvio il passaggio in commissione, così come l'emendamento 7 è ricompreso nel comma 2 dell'emendamento a prima firma del sottoscritto perché prevedendone l'approvazione con il documento economico finanziario di fatto c'è anche il passaggio in consiglio, quindi veramente molti concetti sono già richiamati, però dal punto di vista procedurale ovviamente i pareri sono contrario al 201 e favorevole al 267 senza proposte o richieste particolari, per cui pongo in votazione il subemendamento numero 201, chi lo approva alzi una mano. Scusate, ho sbagliato il presidente a votare, chi lo approva alzi una mano. Chi è contrario? Chi si astiene? L'emendamento è respinto. Mi stavo perdendo nei meandri dei commi. Mentre invece poniamo in votazione, aspetta, non ci sono astenuti, la Macchia è astenuta, ok. L'emendamento 267 invece che determinerebbe poi la decadenza degli altri, pongo in votazione l'emendamento 267 a prima firma del relatore, chi è d'accordo alzi una mano, chi è contrario, chi si astiene. L'emendamento è approvato e quindi pongo in votazione la totalità dell'articolo 3 così come modificato dall'emendamento dell'articolo 4, scusatemi, così come modificato dal subemendamento 267. Chi lo approva alzi una mano, chi è contrario, chi si astiene. L'articolo 4 è approvato e passiamo all'illustrazione dei subemendamenti all'articolo 5 a partire dalla consigliera Macchi, perché il primo è a firma del sottoscritto ma rinuncia all'illustrazione. Prego. Rinuncio anch'io all'illustrazione. Il presidente Pedrazzini intende illustrare i suoi subemendamenti all'articolo 5. Ma semplicemente per dare alcune indicazioni, ecco, allora il subemendamento 131 può essere ricompreso nel vostro subemendamento 268 al primo comma, quindi aggiungendo dopo dove parlate di programmazione, indirizzo e controllo. Il 132, il subemendamento 132, anche questo sicuramente si può inserire nel quarto comma del subemendamento vostro Rizzi Capelli al quarto comma dove si dice una piccola sostituzione, quindi la regione promuove anziché garantisce. Poi abbiamo il 133. Il subemendamento 133, anche qui è una piccola modifica, dopo le parole nel vostro subemendamento al quarto comma, al 268, dopo le parole proprio indirizzi, eliminare la promozione delle e riformulare con l'appropriatezza clinica e organizzativa. Poi abbiamo il 171, il 171 che è ritirato, che viene ritirato, il 134 che è riassorbito praticamente nei principi dell'articolo 5 per cui viene ritirato, il 172 anche questo che parla con riferimento la gestione dei sinistri è riassorbito praticamente nella vostra riformulazione del 268 e quindi è ricompreso e ritirato.
Abbiamo poi il 135, che anche questo è, viene riformulato con una piccola correzione al... Il 135 viene riformulato con una piccola correzione al comma 11 e quindi può essere integrato nel 268, mentre il 104 è ritirato perché è ricompreso. Grazie. Benissimo, non ho altri gruppi che hanno presentato emendamenti, subemendamenti, scusatemi, all'articolo 5, per cui l'unico emendamento, l'unico subemendamento da porre in votazione è il 268. No, prego, Presidente Fanetti. Allora, avendo partecipato alla stesura dell'articolo 5, io vorrei chiedere una riformulazione. E esattamente vorrei chiedere la seguente riformulazione. Allora, al comma 4 dell'articolo 5, lettera A, adesso vi è scritto: approva ed aggiorna un sistema di valutazione dell'efficacia, della qualità e degli esiti sulla base dei quali deve essere effettuata la programmazione territoriale. La mia proposta è questa: effettua la programmazione territoriale anche sulla base di criteri di efficacia, efficienza e valutazione degli esiti. Questa è la mia proposta di riformulazione. Quindi, Presidente Fanetti, la sua proposta è quella fondamentalmente di mettere al centro, cioè al capoverso della lettera, la programmazione e aggiungere anche il criterio dell'efficienza e non solo quello dell'efficacia. Esattamente. E mi sembra, direi, assolutamente accoglibile. Perfetto, quindi stavo dicendo, l'unico subemendamento che mettiamo in votazione è il 268, perché tutti gli altri sono stati depositati successivamente, vanno a decadere. C'è il subemendamento 15 da parte della consigliera Macchi, che secondo me potrebbe essere accoglibile come riformulazione nel modelli anziché modalità al comma B, scusate, alla lettera B del comma 4, se la consigliera Macchi è d'accordo. Articolo 5, comma 4, lettera B, subemendamento 14. No. Nel cazzo qua non si legge più. Bisogna cambiare il toner della fotocopiatrice. Mentre invece... il 239, adesso lo cerchiamo, il 239 del Presidente Borghetti. E qua è cancellata tutta la parte sopra della fotocopiatrice, non si trovano più i numeri rispetto alla copia che avevo in mano prima. Il 2-3. No. No. È sul comma 10. Esatto. 239, comma 9, comma 10.
239, eccolo qua, all'articolo 5, comma 10. Quinta riga, dopo le parole gestione dei sinistri, è inseribile il concetto dell'integrazione sociosanitaria. Non capisco bene dove viene finito. Esattamente qua. Ok, se il presidente Borghetti è ovviamente d'accordo. Noi siamo per votarlo, se siete d'accordo lo votiamo e inserite. Non è d'accordo, quindi è inutile che illustro anche l'ultima richiesta. Posso solo porre in... Prego. Posso solo porre in votazione il subemendamento 268. Chi è favorevole alzi una mano. Dichiarazione di voto. Prego la dichiarazione di voto. Grazie, presidente Borghetti. Noi siamo contrari per questi motivi. Come avete potuto notare, ci sono vari subemendamenti nostri a questo articolo, perché si tratta di argomenti fondamentali. Ci dispiace in modo particolare di non poter entrare in questo merito. Si parla di LEA, che sono legati anche alle risorse disponibili, all'appropriatezza, alla vigilanza, la vigilanza farmacologica in particolare, all'HTA, cioè l'aggiornamento tecnologico. Quindi si trattava di argomenti su cui veramente un confronto sarebbe stato importante per arrivare a una definizione migliore di questi aspetti. Quindi siamo contrari, a maggior ragione, a questa riformulazione che propone la maggioranza, almeno chi ha firmato gli emendamenti di parte della maggioranza, perché non ci è stato consentito di entrare nel merito di questi argomenti importanti su cui abbiamo fatto delle proposte puntuali con i vari subemendamenti. Avete visto che questo articolo, lo dico forse per chi non ha in mano il cartaceo, è corredato da un numero molto più alto degli altri subemendamenti, proprio perché si tratta di temi così delicati. Ripeto, LEA, appropriatezza, vigilanza farmacologica, aggiornamento tecnologico del sistema, è un articolo che meritava una discussione. Grazie presidente Borghetti. Ci sono altre dichiarazioni di voto sul subemendamento 268? Benissimo.